Riprendiamo la legge di Snell della rifrazione. Nei due casi in cui la luce passa da un mezzo trasparente dove va più veloce a un altro mezzo dove va più piano, e poi anche l'altro caso, quando invece la luce aumenta di velocità passando dal primo al secondo mezzo. Cominciamo dal primo caso. Questo disegno rappresenta il raggio incidente che noi immaginiamo di inclinare sempre di più. Possiamo immaginare che all'inizio il raggio incidente provenga proprio perpendicolarmente rispetto alla superficie che separa i due mezzi trasparenti. Allora in quel caso il raggio non si piega per niente, perché il raggio arriva lungo la normale e poi prosegue nell'altro mezzo sempre lungo la normale. In quel caso quindi c'è un cambiamento di velocità, un rallentamento in particolare, ma non c'è una deviazione. Poi il raggio 1 invece è il caso in cui noi incliniamo il raggio incidente, e allora in questo caso il raggio rifratto si avvicina, si stringe verso la normale. Poi immaginiamo progressivamente di inclinare sempre di più la direzione iniziale del raggio incidente, quindi raggio 2, raggio 3, raggio 4, raggio 5. Aumenta l'angolo di incidenza, aumenta, e la stessa cosa fa l'angolo di rifrazione. Infatti il raggio 1 è questo colorato in nero. Ecco, ora si vede meglio: il raggio 1 è questo colorato in nero e questo è il raggio rifratto. Raggio incidente 2 è questo blu e il raggio rifratto. Quindi vediamo che all'aumentare dell'inclinazione del raggio incidente, verde verde, matita matita, rosso rosso, aumenta anche l'angolo di rifrazione, mantenendosi però sempre più piccolo dell'angolo di incidenza. Per esempio, il raggio 5 ha un angolo di rifrazione che è questo, che è minore dell'angolo di incidenza. Anche immaginando un eventuale raggio 6 che corre proprio radente alla superficie, questo raggio 6 sarà deviato a un certo angolo, che qua non ho disegnato, ma potrebbe essere questo qui, che sto tracciando adesso, il raggio rifratto. Passiamo invece adesso all'altro caso, che presenta una situazione interessante, cioè presenta la possibilità di riflessione totale. Vediamo che significa. Anche stavolta immaginiamo il raggio incidente che, a partire dall'inclinazione 0, piano piano aumenta l'angolo di incidenza, quindi raggio 1 nero, raggio 2 blu, raggio 3 verde, l'angolo di incidenza aumenta sempre di più. Però stavolta l'angolo di rifrazione è più grande dell'angolo di incidenza, perché il raggio di luce si allarga. Prima si stringeva, si avvicinava alla normale, adesso si allontana dalla normale. Infatti vediamo, per esempio, il raggio 1, questo nero, che si allontana dalla normale. Il raggio 2, questo blu, si allontana dalla normale, e così via. A un certo punto si arriverà ad una inclinazione, che qui è rappresentata dal raggio rosso numero 5. In corrispondenza di questa inclinazione, il raggio rifratto avrà un angolo di rifrazione di 90 gradi. Questa situazione non poteva verificarsi nell'altro caso, perché il raggio rifratto si stringeva alla normale, invece qua si allarga. Quell'angolo di incidenza particolare, qui indicato con questo arco rosso, che corrisponde a una rifrazione che avviene a 90 gradi, si chiama angolo limite, IL. Quindi cos'è l'angolo limite? È quel particolare angolo di incidenza in corrispondenza del quale la rifrazione avviene con un angolo di 90 gradi, che è questo. E questo è il raggio rifratto, che in questo caso corre lungo la superficie e si chiama, in questo particolare caso, raggio evanescente. Dopo vediamo meglio perché si chiama raggio evanescente. Cosa succede se poi immaginiamo di far incidere il raggio incidente con un angolo ancora maggiore di questo, cioè dell'angolo limite? Per esempio, prendiamo un raggio qui tratteggiato, indicato con il numero 6. Ecco, succede che il raggio rifratto non c'è. Infatti, il raggio rifratto dovrebbe avere un angolo maggiore di 90 gradi. Ma questo non è possibile, perché allora il raggio rifratto non correrebbe più nel mezzo 2. Quindi, in corrispondenza del raggio 6, c'è soltanto il raggio riflesso, che ho disegnato tratteggiato qua. In realtà il raggio riflesso c'era anche prima, in corrispondenza di 1, 2, 3, 4, 5. Infatti sappiamo che, per esempio, anche in corrispondenza del raggio 1, il raggio 1 si divide sempre in un raggio riflesso e in un raggio rifratto.
Lo stesso il raggio 2. Il raggio 2 si divide in un raggio riflesso e in un raggio rifratto. Nel caso del raggio numero 5, anche lui si divide in un raggio riflesso, che qui non ho disegnato, e in un raggio rifratto, che è il raggio evanescente, che si dimostra che perde luminosità. Ecco perché si chiama evanescente, perché la sua luminosità diventa nulla. Il raggio 6 invece non si divide, perché semplicemente si riflette come se la superficie che separa i due mezzi fosse uno specchio. Il raggio 6 si riflette, ma non c'è il raggio rifratto. Questo perché abbiamo superato l'angolo limite. Quindi oltre l'angolo limite non esiste più la rifrazione, esiste soltanto la riflessione. Ecco perché si chiama riflessione totale, perché non esiste più la rifrazione. In realtà già all'angolo 5 non esiste più la rifrazione, perché questo raggio rifratto, raggio evanescente, si spegne e non ha più luminosità. Dunque la riflessione totale è un fenomeno che si può verificare soltanto quando la luce passa da un mezzo dove va più lenta a un altro mezzo dove va più veloce, cioè quando la luce aumenta di velocità passando da un mezzo all'altro. Quindi si può verificare soltanto in questo secondo caso. Ed è un fenomeno che si verifica a partire per angoli maggiori o uguali all'angolo limite. L'angolo limite è questo, è l'angolo di incidenza in corrispondenza del quale il raggio rifratto esce a 90 gradi. In realtà non esce per niente, perché è un raggio evanescente senza luminosità.